rifugio è nato perché ho visto un grande bisogno di cavalli maltrattati, scartati e soprattutto il cavallo fine carriera che non ha una grande possibilità. Noi prendiamo cavalli di estreme situazioni che vengono da salto ostacolo, dressage, da tutti gli ambienti in quelle alla fine quando arriva un defetto il cavallo viene scartato. Vorrei presentarvi Lucky, che è un cavallo che è cieco a un occhio, che è qua. È il fondatore della nostra Onlus, che Lucky viene da Trieste, da un centro equitazione. È arrivato da noi con l'occhio bucato, con una grande infezione sotto la gola, non curato, strada per il macellaio. Senza antinfiammatori, senza antidolorifici, perché la carne non può avere queste droghe dentro, perché non è più uso umano. E le ragazze della scuderia hanno comperato questo cavallo a portarla qua, a salvarla. Lucky adesso è qua dal 2006, mi sembra, sì, 2006. Questo è la Angie, una piccola poninetta che ha fatto i Pony Games, viene da un centro Fise, ha preso un calcio sulla spalla, è diventato inutile, è stata scartata e lei con un po' le cure l'abbiamo messo a posto, adesso sta bene, non lavora, da noi non lavora fondamentalmente nessuno a parte di noi. La nostra difficoltà ovviamente sono i soldi, perché ha curare e dopo anche per mantenere cavalli è molto costoso. Un cavallo, diciamo, abbastanza sano ti costa sui 150-200 euro al mese e abbiamo dei casi in cui il cavallo arriva molto malato, dobbiamo fare interventi. Per esempio Lucky ha fatto un intervento di 2000 euro quando è arrivato da noi. Facciamo dei raccoltafondi su le fiere, su mercatini, paesini, abbiamo il 5 per 1000, ma non bastano, non bastano, cerchiamo sempre sponsorizzazione, adozione a distanza. Questo è Devil, che vive normalmente con la Angie, con la pony che avete visto prima. Lui ha grandi problemi di piedi, si chiama laminite, e da noi da 2 anni che non camminava quando è arrivato e adesso sta molto meglio, solo che quando piove la teniamo dentro perché l'umido a lui non va bene. E lui vive con la Giselle, la sua capretta. Anche lei è arrivata da noi molto molto malata, piccolissima, era piena di parassiti e per quello l'ho messo con lui, perché tutti e due non stavano bene, così si sono tirati su fra di loro. Ma secondo di me è molto importante che tu trovi amici per stare bene, no? Se metti a posto la testa anche di un animale, si mette a posto anche il fisico. Cioè sono due cose che secondo di me sono... Si deve lavorare assieme, non riesce a mettere a posto solo uno senza l'altro. E l'amicizia con un altro animale, se è una gallina, se è una capra, se è quello che c'è in questo momento, è molto importante.